Abbiamo seno di x meno coseno di x uguale a 0. Chiamiamo seno di x uguale y grande, coseno di x uguale x grande. Per cui y grande meno x grande uguale a 0. Questo va portato a sistema con x grande alla seconda più y grande alla seconda uguale ad 1. Ricaviamo dalla prima equazione y o x. In questo caso y lo lascio a sinistra mentre x lo porto a destra. Quindi y grande uguale a x grande. Diventa positivo perché va di là dell'uguale. Poi vado a sostituire a y, appunto. Questo valore che ho trovato, cioè x, alla seconda equazione, quindi diventa x alla seconda più al posto di y ci metto questo termine che andrà qui, quindi x grande alla seconda uguale a 1. Chiamo queste relazioni una a e una b e ora risolvo b. B sarà x alla seconda più x grande alla seconda uguale a 1, ovvero 2x grande alla seconda uguale ad 1. Dobbiamo portare l'1 di qua. 2x grande alla seconda meno 1, cambia segno, uguale a 0. Ora vediamo chi è a. È il coefficiente x alla seconda, quindi è 2. B non c'è, non c'è il coefficiente b, il termine x, quindi è 0. C è uguale a meno 1. Calcoliamoci il delta. Il delta è uguale a b alla seconda meno 4a per c, ovvero 0 alla seconda meno 4 per 2 per meno 1. Questo sarà uguale a 0, meno per meno fa più, 4 per 2 fa 8, per 1 fa 8 ancora, quindi uguale ad 8. Ricavo x grande 1, 2 uguale a meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Quindi meno b è 0 più o meno radice di 8 fratto 2 per 2, 4. È uguale a più o meno, radice di 8 diventa 2 radice di 2, fratto 4. Quindi uguale a più o meno radice di 2 fratto 2. Una volta che abbiamo finito di risolvere queste equazioni, si torna al sistema che avevamo in questo punto, lasciato a questo punto qui. Il sistema aveva l'equazione B e l'equazione A. Okay? Al posto dell'equazione B vado a scrivere una di queste due soluzioni che abbiamo trovato, quindi x1 uguale a più radice di 2 fratto 2, solo uno dei due. E poi faccio un altro sistema in cui metterò B e metterò A e al posto di B metto la seconda soluzione, quindi meno radice di 2 fratto 2. A questo punto chi è A? A è la stessa identica equazione che avevamo prima, quindi y uguale x, y uguale x, e qua abbiamo y uguale x. Ciò che vi chiedo è a questo punto di metterci questo 1 piccolino qua, come questo, e qua mettere un piccolo 2, come questo. Per cui y1 è uguale a x1, ma x1 è uguale a questo, quindi più radice di 2 fratto 2. E questo è uguale, y2 è uguale a x2, che è uguale a sua volta a questo valore, quindi a meno radice di 2 fratto 2. Quindi ho ottenuto due sistemi risolutivi. Uno che mi dice che x1 è uguale a più radice di 2 fratto 2 e y grande 1 è uguale a più radice di 2 fratto 2
e l'altro in cui x grande 2 è uguale a meno radice di 2 fratto 2 e y grande 2 è uguale a meno radice di 2 fratto 2. Dobbiamo ricordarci che x grande era coseno di x1 piccolo uguale a più radice di 2 fratto 2, y grande seno di x1 piccolo uguale a più radice di 2 fratto 2. Di nuovo, qua analogamente abbiamo coseno di x piccolo uguale a meno radice di 2 fratto 2 e seno di x2 piccolino uguale a meno radice di 2 fratto 2. Adesso dobbiamo capire chi è x, l'angolo x1 e l'angolo x2. Allora, prendo la circonferenza goniometrica e cerco quale angolo ha questo seno e questo coseno. Allora, radice di 2 fratto 2, coseno, radice di 2 fratto 2, seno, radice di 2 fratto 2. L'unico punto è questo. Non ci sono altri punti che hanno contemporaneamente questi due valori di seno e di coseno, ok? Quindi è solo pi greco quarti, quindi x1 piccolo è uguale a pi greco quarti più 2k pi greco. Mentre x2 piccolino chi è? È quell'angolo che ha coseno meno radice di 2 fratto 2 e seno radice di 2 fratto 2. Quindi vediamo un po', esattamente questo, quindi 5 quarti pi greco. 5 quarti pi greco più 2k pi greco. E l'esercizio si conclude qui. Vediamo l'altro esercizio. Meno seno di x più coseno di x più radice di 2 uguale a 0. Chiamo seno di x uguale a y grande e coseno di x uguale a x grande. E avrò meno y grande più x grande più radice di 2 uguale a 0. Questo va a mettere a sistema con x grande alla seconda più y grande alla seconda uguale a 1, cioè la relazione fondamentale, che è questa e è sempre questa. Ok, adesso dalla prima equazione mi ricavo x o y, in questo caso mi ricavo x, quindi x la lascio a sinistra, è l'uguale, mentre questo termine li sposto a destra, quindi cambiandoli di segno. Quindi x grande uguale a più y grande meno radice di 2. Ora questo termine qui, y grande meno radice di 2, non è altro che x, quindi lo vado a sostituire alla relazione fondamentale. Quindi al posto di x scriverò y grande meno radice di 2 chiusa tonda alla seconda. Questo lo dobbiamo assolutamente riscrivere. Più y grande al quadrato uguale a 1. Questa relazione la chiamo B e questa la chiamo A e ora vado a risolvere solo B. Ok, vediamo come si risolve B. Questa è un'equazione di secondo grado. Y grande meno radice di 2 alla seconda più y grande alla seconda uguale a 1. Risolvo questo quadrato, il binomio, quindi dovrò fare il quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più 2 volte il primo termine per il secondo termine più y grande, che è questo qui, non ce lo dimentichiamo, alla seconda uguale a 1. Quindi metto qua il primo termine che per noi è y, il secondo termine che è meno radice di 2, il primo termine che è y e il secondo termine che è meno radice di 2. Quindi il quadrato del primo sarà y grande alla seconda più meno radice di 2 al quadrato farà più 2 più 2 per y fa 2y per meno radice di 2 farà non più ma meno 2 radice di 2y più y grande alla seconda uguale a 1. Noto che questo termine e questo termine possono sommarsi.
i loro coefficienti sono rispettivamente 1 e 1, quindi 1 più 1 fa 2. 2y grande alla seconda meno 2 radice di 2y. Poi abbiamo più 2 e non dimentichiamo questo 1 che deve essere spostato, quindi diventa meno 1 uguale a 0. Riscrivo velocemente e sommo questi due, 2y grande alla seconda meno 2 radice di 2y più 1 uguale a 0. Adesso devo risolvere praticamente solo questa equazione in secondo grado. Quindi abbiamo che y è uguale a radice di 2 fratto 2. Per ora, quindi ora torniamo, una volta risolto tutto questo, torniamo al sistema che avevamo lasciato a questo punto qui. Ok, quindi al posto di b scriveremo la soluzione trovata. Quindi abbiamo b e a, b è y uguale a radice di 2 fratto 2, abbiamo un unico valore ed a è sempre lo stesso. A lo ritroviamo qui, è x uguale a y meno radice di 2, quindi x uguale a y meno radice di 2. A questo punto, al posto di y, andiamo a sostituire questo valore che abbiamo trovato, quindi radice di 2 fratto 2 meno radice di 2, che è uguale a 2 fratto radice di 2 meno 2 radice di 2 facendo il denominatore comune, che è uguale a meno radice di 2 fratto 2. X per noi era coseno di x piccolo uguale a meno radice di 2 fratto 2. Y grande non è altro che seno di x piccolo uguale a radice di 2 fratto 2. Non dimentichiamo che questo è un sistema, per cui risolvo questo sistema tutto insieme, non vado a risolvere prima questa e poi la seconda. Considero il sistema e cerco l'angolo x, il cui coseno è questo, il seno quest'altro. Quindi coseno è meno radice di 2 fratto 2 e seno radice di 2 fratto 2, pertanto l'unico angolo è quello in corrispondenza in questo punto, cioè 3 quarti pi greco. Per cui x piccolo è uguale a 3 quarti pi greco più 2 k pi greco. Aver impostato il sistema in questo modo significa aver fatto l'intersezione tra una retta, che è questa prima equazione, e la circonferenza goniometrica che è descritta da questa seconda equazione. Il fatto di avere due soluzioni ci permette di concludere che questo è un punto e la soluzione, questo è un altro. La nostra circonferenza goniometrica è questa retta, e questa retta qua, che è questa, hanno due punti in comune.